tra i due ex volti di Temptation Island, Lino Giuliano e Maika Randazzo. C'è aria di crisi? Ecco che cosa ha rivelato lui. Nei giorni scorsi, sul web e sui social aveva fatto molto discutere il riavvicinamento tra i due ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Lino Giuliano e Maika Randazzo. Ricordiamo che il ragazzo, in un primo momento, si era lasciato con l'ex fidanzata Alessia Pascarella durante il falò di confronto. Aveva poi chiesto di poter incontrare la single Maika per chiederle se voleva continuare la conoscenza al di fuori del contesto televisivo. Apparentemente le cose tra i due sembravano andare bene e i due sembravano molto affiatati. Ma nel giro di un giorno, Lino ci aveva poi ripensato tornando sui suoi passi e facendo marcia indietro. Aveva così chiesto di incontrare nuovamente l'ex fidanzata per un secondo falò di confronto per chiederle di riprovarci. Ma alla fine Alessia era rimasta ferma sulla sua posizione. Temptation Island, Lino risponde ai rumors sulla crisi con Maika. A distanza di più di un mese dalla fine della sua storia con l'ex fidanzata Alessia, nei giorni scorsi, si era mostrato sui social insieme all'ex tentatrice, rendendo quindi nota ed ufficiale la loro frequentazione. I due sembravano fare sul serio e molto presi l'uno dall'altra. Questo fino a qualche ora fa, quando sono iniziate a circolare voci su una loro presunta crisi e conseguente rottura. In molti si sono insospettiti per via di alcune frasi e considerazioni condivise dal ragazzo tramite le stories di Instagram. Così, dopo aver ricevuto diverse domande riguardo alla sua relazione con Maika Randazzo, nelle ultime ore, Lino Giuliano ha deciso di rompere il silenzio intervenendo sulla questione e rivelando come stanno realmente le cose tra di loro. Il ragazzo, nel rispondere ad un utente, non ha smentito i rumors delle ultime, rivelando di avere dei dubbi su piccoli aspetti riguardanti la persona di Maika. Ma piccoli dubbi facilmente risolvibili per lui. Ecco le sue parole. Raga, sto capendo io delle piccole cose, ma spero che mi stia sbagliando. Ma non sputtanerei mai Maika o direi cose brutte su di lei perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d'accordo con me. Ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona per una sciocchezza fa una polemica, non mi capire che ci tenga. Perché i problemi si risolvono sempre ovunque e dovunque, non si scappa dai problemi. La replica di Maika. A distanza di qualche ora dall'intervento di Lino sulla questione, anche Maika ha deciso di replicare dicendo la sua. Ma a differenza del ragazzo, l'ex tentatrice si è limitata a lanciare una velata frecciatina, che però lascia intendere possa essere riferito alla situazione con l'ex fidanzato di Alessia. Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora.